dati dell'OCSE, sono statistiche che non le offro io, che non le offre se, il 482.000 euro è la retribuzione media, signor Presidente, il doppio della retribuzione media che hanno i manager pubblici in Germania o negli Stati Uniti d'America. Il suo amico disoccupato che le ha raccontato di aver perso il lavoro, come valuta il fatto che un manager medio in un'azienda pubblica italiana è responsabile degli incidenti stradali? Mi sembra un po' poco sul tema della giustizia, mi sembra una reticenza pericolosa il fatto che lei non abbia ricordato che in questo paese noi paghiamo alle tasche dei corrotti e dei corruttori la cifra più alta che si paga in Europa, più di 80 miliardi di euro. Non ha parlato di lotta alla mafia, non sto qui a farne una questione di scandalo, non credo che evocare la lotta alla mafia, nella quale siamo todos caballeros, tutti sulla stessa linea, tutti orgogliosi, ansiosi di dare il nostro contributo, sia quello che cerchiamo da un governo. Ma vorremmo al sodo capire, per esempio, se il suo governo intende impegnarsi per recuperare i 3 miliardi e mezzo di cash liquido e titoli che sono stati confiscati alle cosche mafiose, che sono stati affidati al Fondo Unico della Giustizia, in 2 anni è stato speso il 7%. Nel frattempo molte auto... Questo il suo governo vuole occuparsi, vuole finalmente superare questo approccio rudemente burocratico che ci è stato spiegato, per cui lo Stato non è imprenditore.